Qui con noi il maggiore Giannoni, responsabile dell'ufficio tutela animali e tutela ambientali, e Patrizia Ademi, impiegata dell'ufficio tutela animali. Siamo venuti un anno fa, i dati erano sconfortanti e se non possiamo notare che anche adesso, insomma, la situazione non sia migliorata di tanto. Potete darci qualche numero? Sì, allora, i cani vaganti presi sul territorio dei 7 comuni della Versilia, perché questo è un canile sanitario dei 7 comuni della Versilia comprensoriale, sono stati circa 700-710. I cani restituiti ai legittimi proprietari perché avevano microchip o perché sono venuti a ritirarli anche se non erano microchippati, sono stati circa 120, 700, 620. E i cani fatti adottare sono su 110-120. E abbiamo assistito a un fenomeno molto brutto, ci sono più sequestri. E il maggiore Giannoni è il compito suo, quindi può dirvi quanti ne sono stati fatti anche in un anno Su su Viareggio. Importante Io li dico su tutti i comuni invece. è capire anche come funziona il dissequestro, quanto tempo ci vuole affinché una persona possa adottare l'animale dopo che è stato appunto sequestrato. Inizia un procedimento spesso penale, perché amministrativo solamente in casi dove non c'era maltrattamento dell'animale, ma c'era solamente una mancanza di rispetto del regolamento. Allora a quel punto l'abbiamo sequestrato di due, mi sembra, solo amministrativamente, e ci abbiamo messo qualche tempo perché erano un po' anziani, e poi il Rottweiler, che insomma era difficile poter dare, l'ultimo lo stiamo sistemando oggi da giugno, mi sembra, o da maggio-giugno. Quindi ci abbiamo messo un po' tanto. Per quanto riguarda invece quelli penali, è tutta una procedura che riguarda la procura, che prima che non finisca il procedimento non possono essere arrivati a confisca e che quindi lo dobbiamo poter dare solamente in custodia giudiziale. Ce la facciamo a darli quelli che maggiormente possono essere richiesti o da associazioni o anche da privati, anzi soprattutto privati, ultimamente abbiamo dati a privati, però purtroppo tanti ci sono rimasti qua. Qui abbiamo anche dei cani del canile dell'orrore di Menazzana. Come è avvenuto il tutto? Sono stati portati qua e adesso quindi devono aspettare anche loro. Allora, questo è un sequestro che hanno fatto in aste di Livorno insieme all'ASL Versilia, però riguarda il comune di Stazzema. E 5 sono venuti qua al canile di Viareggio e 4 sono andati al canile di Lucca, perché questo è un canile sanitario, ripeto, e non potrebbero stare i cani più di 60 giorni. Invece purtroppo noi comuni abbiamo pochi soldi, non abbiamo il canile rifugio, nessun comune della Versilia, e quindi il canile sanitario purtroppo deve sopperire anche a questa cosa. Sono molte le persone che si rivolgono all'ufficio tutela animali perché la crisi economica comunque non permette più di mantenere i propri animali domestici. Cosa vengono a chiedervi? Eh sì, purtroppo abbiamo notato in questi ultimi mesi, diciamo dall'aprile-maggio di quest'anno, una maggiore richiesta di contributo in cibo, perché vengono le persone, anche a Viareggio, che risente anche Viareggio della crisi economica che c'è in tutto il paese, vengono persone cassa integrate, persone che si sono separate, che ho monoreddito, vengono proprio a chiedere cose elementari, il cibo, un vaccino, queste cose. Noi come comune, oltre che a dare alle colonie feline un bel contributo in cibo secco e che tramite le associazioni animaliste abbiamo tenuto per noi anche un po' di cibo appunto da dare in questi casi qui, che in genere sono persone seguite anche dai servizi sociali del comune stesso. Allora, al canile ci sono vari tipi di cani, dal meticcio, che fra l'altro io consiglio per chi fa una prima adozione perché è il cane più robusto che ci sia al meticcio, a cani di razza che le persone appunto prendono e adottano in maniera non consapevole, anzi comprano in maniera non... e dopo 3 o 4 mesi il cane disturba e quindi viene abbandonato e viene portato al canile, nella migliore delle ipotesi. Quindi troviamo cani di razza, cani di taglia piccola, cani di taglia grossa, tutti adatti alle esigenze che uno può avere. Quindi al canile si può trovare ogni tipo di cane. Io personalmente ne ho adottati due che sono due di taglia piccolina e erano anche quelli abbandonati. Però troviamo anche il pastore tedesco di taglia grossa da adottare, i Rottweiler, il dog argentino come il cocherino. E quindi venite, io l'appello che faccio come ufficio tutela animali è quello che le persone vengano al canile, anche se non adottano il cane all'inizio, vengono a vedere il canile come viene gestito dai 7 comuni. Non abbiamo parlato dei gatti, insomma, ce ne sono diversi.
Allora, i gatti sono un pochino anche più delicati rispetto ai cani e più costosi rispetto ai cani. Abbiamo comprato con un finanziamento regionale per la gestione associata di circa 7.000 euro. L'anno scorso abbiamo comprato delle gabbie termiche. I gatti quindi non hanno caldo in estate e non hanno freddo in inverno. I gatti vengono curati qui dal veterinario per quanto riguarda quelli che vengono catturati incidentati, mentre poi restituiti ai proprietari. Se hanno un proprietario, o fatti adottare o dati a un'associazione animalista che si occupa di gatti e qui in Versilia. Oppure ci sono i gatti delle colonie feline, che quelli vengono catturati dalla cooperativa sociale Poseidon, che è il gestore del canile, attraverso loro vengono recuperati i gatti e vengono dalle colonie feline, vengono sterilizzati a cura della ASL e dopo vengono reimmessi una volta guariti sul territorio dove era la colonia. Io al canile della Versilia, insomma, è necessario un termoconvettore. Sì, nella stanza cuccioli bisognerebbe metterci un termoconvettore, o ci accontentiamo anche di uno magari usato ma in buono stato che noi monteremo. E poi se il solito discorso delle coperte, che ce n'è bisogno per l'inverno per coprire un po' i cani dal freddo. L'obiettivo delle amministrazioni è quello di tenere il canile più vuoto possibile. L'obiettivo degli uffici tutela animali invece è quello di dare in adozione i cani, ma adozioni consapevoli, anche per Natale invece che comprare un cane di razza io vi consiglierei di venire a vedere quelli del canile, però ripeto, adozioni consapevoli fatte con scelte con criterio, perché è inutile prendere un cane di 50 kg e metterlo in un appartamento se poi non lo possiamo portare fuori, perché postare anche un cane di taglia grossa in un appartamento, però bisogna pensare che il cane va portato fuori almeno 3 volte al giorno, quindi è un impegno, bisogna adottare solo cani in base alle nostre esigenze abitative e economiche e familiari. Siamo con Luca e Giusi di Torre del Lago, che hanno deciso di adottare un cane qui al canile comprensoriale della Versilia. Come vi siete mossi anche per spiegare, insomma, a chi ci segue per adottare un cane? Un cane. Siamo venuti al canile qua della Versilia, qui a Viareggio, e abbiamo scelto quello che pensavamo fosse il cane giusto per noi. Abbiamo scelto questo Ettore, che è un dogo argentino. Siamo abituati a quei tipi di cani, quindi abbiamo sempre avuto questi cani, e il cane adesso è sequestrato, stiamo aspettando il dissequestro e vediamo un po', lo veniamo a trovare ogni tanto con la speranza che ce lo diano al più presto possibile. Cosa avete provato quando siete venuti qua la prima volta? Avessi una fattoria l'avrei presi tutti, perché i cani, cioè nessuno merita di stare in una gabbia, né animali né persone, penso, no? Quindi è quello l'impressione, ti fanno, non dico pena, perché pena è una parola grossa, però insomma ti fanno tenerezza, no? Più che altro. Io e anche da parte della parentela abbiamo sempre cercato di prendere cani che sono dal canile, quindi sì, veniamo ogni tanto a vederli. Adesso non lo so, speriamo solo che sia la volta buona in questa settimana e ce lo diano. Allora, complimenti e in bocca al lupo per il nuovo arrivato. Grazie, grazie mille.